Ciao amici di YouTube, qui con voi è Shale Puma Zai e oggi siamo in un nuovo video. Oggi, come vedete, mi trovo su Foodbin, un sito molto interessante, molto utile per chi fa compravendita. Signori, davvero questo è un sito dove andare a controllare quotidianamente i giocatori e fare compravendita con determinati giocatori. Come vedete qui io ho selezionato PlayStation 3, però voi potete selezionare anche Xbox 360, Xbox One e PS4. Io direi di andare a vedere subito l'andamento del mercato e dei giocatori. Top down significa cioè che il prezzo si è calato, e qui top up, cioè il prezzo si è alzato. La fila di sinistra dei giocatori in questo momento non ci serve, signori. Dobbiamo puntare alla fila di destra. Ragazzi, questo è un video anche, diciamo, per svolgere la compravendita durante i toti, perché come sapete che durante i toti i prezzi si abbassano davvero tantissimo. Già da 2-3 giorni i prezzi si sono abbassati. Quindi davvero, ragazzi, puntare sulla compravendita durante i toti, perché la gente spacchetterà tantissimo, soprattutto all'uscita, all'inizio proprio dei toti e quando ci sarà la squadra completa. Quindi puntate in quei giorni. Se noi per esempio prendiamo Remy, che costa 5.900 crediti e si è abbassato del 9% il suo costo, voi potete puntare su Remy. Prenderlo a sotto costo, cioè prendo la compra ora o all'asta, vedete voi. Voi lo prendete a 5.400, 5.300, 5.500 e lo vendete quando il prezzo si rialzerà del mercato. Voi vendete lì tutti i giocatori. Quindi ragazzi, io farò anche io questa determinata compravendita. Ora andiamo a vedere la stessa cosa, solo che per PlayStation 4. Io ve lo faccio vedere nel video, però vi lascio il link in descrizione di questo sito dove potete andare a vedere appunto l'andamento del mercato. Ecco ragazzi, allora vediamo subito per la PlayStation 4 i giocatori da puntare per la compravendita. Allora, come al primo posto abbiamo Traoré, che si è calato quasi 11%. E ragazzi, puntate su Traoré. Comunque lo prendete anche lui sotto costo. E vedete voi quando venderlo, quando il mercato si rialzerà, così devo guadagnarci 1.500 crediti a carta. Poi abbiamo Wellington Silva, Aldossari, che è un altro agentone, Suarez, però io non ve li consiglio questi giocatori per chi ha pochi crediti, ovviamente, è una cosa basilare. E abbiamo Iñaki Williams, anche lui un argentone, che si è abbassato solo dell'1%. Spero che questo video vi sia stato di gradimento, vi ho spiegato la compravendita durante i toti in poche parole e davvero spero che lasciate un bel pollice in su, commentate e che lo condividete su Facebook. Quindi ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Bella!